Vice governatore Riccardi, l'inaugurazione oggi di una struttura che sposta il baricentro sui bisogni di salute del territorio. Intanto stiamo vedendo proprio la direzione, lo spostamento culturale. La fase riabilitativa è una di quelle fasi importanti e vediamo come questo presidio ospedaliero abbia dedicato questo spazio, una scelta profondamente voluta, perché la riabilitazione è parte del percorso di cura, va attrezzata con le strutture adeguate e va ovviamente percorsa con i professionisti in grado di fare questo lavoro. Mi pare un grande esempio che secondo me deve essere seguito in altre strutture della regione. Qui a San Vito lei ha lanciato un importante appello ai sanitari per le vaccinazioni. Sì, è importante anche alla luce di quello che stiamo vedendo. Noi dobbiamo recuperare terreno per raggiungere quella soglia che è definita come immunità di gregge. È un lavoro difficile, è un lavoro che in questa regione deve raggiungere ancora circa 200.000 persone. Noi stiamo cercando di farlo anche coinvolgendoli direttamente e soprattutto andare a coinvolgere quelle persone che sono state colpite da questo dibattito molto complesso e a volte anche inguardabile, dove i presunti professionisti si scontravano su chi voleva il vaccino e chi non lo voleva. Allora io credo che si debba distinguere coloro che si sono vaccinati da quelli che non possono vaccinarsi, cercare di emarginare coloro che hanno deciso per scelta loro di non aderire alla vaccinazione e andare a discutere e a sostenere le ragioni della vaccinazione di tutti coloro che vivono ancora una condizione di incertezza. Questo è un appello anche al mondo sanitario, direttamente perché si vaccinino e indirettamente perché portino quelli che si sono vaccinati la loro esperienza descrivendo l'importanza della campagna di vaccinazione.